argomento attualissimo, è un brevetto, è un'azienda tutta abruzzese, la Phoenix, in cui l'ingegneria la fa per la maggiore. Io sono con Gianluca Cavalletti, general manager della Phoenix, che porta avanti un brevetto favoloso che si chiama esattamente come? Endosphere, il marchio, il brevetto si basa sulla microvibrazione complessiva. La nostra è un'azienda che produce, inventa, costruisce. Infatti questo sistema è stato inventato dal nostro gruppo, è stato messo a punto nel tempo e oggi l'abbiamo portato avanti con impegno e dopo molti anni, molta ricerca scientifica, oggi possiamo dire, insomma, di essere una delle aziende leader nel nostro settore. Cosa significa basare i propri prodotti, i propri macchinari sulla microvibrazione complessiva? Significa cercare di trovare delle risposte che possano dare delle innovazioni e quindi dei risultati differenti ai nostri pazienti. Il sistema microvibrazione è un po' sconvolgente, è entrato un po' come un tuono nell'ambiente che si basava sui sistemi vacuum. Questo dispositivo invece sostituisce l'aspirazione con la vibrazione e la trazione con la pressione del tessuto, quindi totalmente antitesiano. È un sistema nato in collaborazione strettissima con l'Università d'Annunzio di Chieti e con alcuni altri centri di ricerca come l'ITAB, l'Istituto per le Tecnologie Biomediche Avanzate. Questo ha portato ad avere un dispositivo oggi estremamente performante, da risultati garantiti, quindi non più pseudo apparecchiature ma sistemi scientificamente testati al risultato sicuro e soprattutto non invasivi. Ecco, questo significa nell'applicazione e nello specifico con il prodotto Endosphere Sensor che si può andare a fare cosa sul problema di cellulite? Si può trattare in maniera significativa perché è il primo dispositivo che riesce ad andare veramente in profondità col tessuto, infatti il nome non è a caso, Endosphere. Qui oggi presentiamo una macchina assolutamente innovativa che rappresenta un'evoluzione del meccanismo in quanto riesce a rilevare il tipo di tessuto che incontra, quindi differenziare un tessuto edematoso da un tessuto fibroso e commisurare la frequenza, cioè il numero di pulsazioni che riceve il tessuto per secondo, in funzione della resistenza e quindi rendere il trattamento ancora più performante e ancora più specifico per tutti i tipi di cellulite che si incontrano. Cosa state oggi lavorando per avanzare ancora di più la vostra, diciamo, proposta? La ricerca naturalmente va avanti, si implementa sempre il dispositivo che è un po' il nostro core business, quindi parliamo di Endosphere, significa lavorare anche su altri dispositivi come per esempio il trattamento per il viso. Inoltre stiamo lavorando in collaborazione con la Lumenis, un'azienda leader nel campo del lasering, distribuendo in esclusiva il laser a diodo per l'epilazione, mentre per quanto riguarda la nostra ricerca stiamo lavorando su un sistema di dermoabrasione combinato con il nostro dispositivo. Sarà qualcosa di veramente futuristico, dove iniziamo proprio in questi mesi la sperimentazione scientifica per vedere appunto i risultati. Tutto quello che noi facciamo, produciamo, è sempre seguito preceduto da una ricerca scientifica alla base. Se dovessimo fare un piccolo payoff per concludere, sintetizzare, potremmo dire? Potremmo consigliare ai nostri clienti di comprare bene dei dispositivi dove dietro c'è sempre uno studio, non mai approssimazione, ma fare molta attenzione a quello che si compra. www.phoenixgroup.it